Ciao a tutti da diegolitecnofan.it. Guardate qua, questo è il nuovo Huawei Mate 40 Pro, l'ultimo gioiellino della casa cinese. Ho avuto la possibilità di provarlo e sono rimasto davvero sbalordito. Sbalordito perché comunque è un dispositivo importante, soprattutto anche per quanto riguarda le dimensioni. Punta tutto sulla fotocamera perché comunque abbiamo questo retro molto particolare, decisamente iconico, oramai questa parola diciamo è stata sdoganata, che racchiude al suo interno tre fotocamere, principali da 50 megapixel, grandangolo da 20 megapixel e lo zoom 5x ottico da 12 megapixel, è una specie di teleobiettivo. Il tutto messo assieme vi offre un dispositivo veramente completo dal punto di vista fotografico, tant'è che su DxOMark è il primo in assoluto. Devo dire che mi ha convinto parecchio, mi sono divertito ad utilizzarlo. È un dispositivo che dalla parte frontale ha un display veramente incredibile, ha un OLED, tra l'altro curvo di 88 gradi, molto particolare, deve piacere sinceramente, con un design decisamente stravagante, se così lo possiamo dire. Il colore è veramente strafigo, questo Mystic Silver che cambia colore a seconda di come viene riflessa la luce. È un dispositivo che di Huawei dove mostra i muscoli perché comunque porta assieme diciamo al nuovo iPhone 12 il processore Kirin 9000 a 5 nanometri che assieme appunto ad iPhone 12 sono gli unici due al momento sul mercato ad avere questo processo di produzione. Velocissimo, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria, è uno smartphone che comunque sente sempre un pochino la mancanza del Google Mobile Service, che però comunque Huawei sta correndo come un treno nel ottimizzare e nel rendere disponibili tante applicazioni, ma soprattutto sta sviluppando le sue applicazioni, tant'è che qui abbiamo diverse novità, come ad esempio una gestione per un'applicazione per gestire i documenti e anche un'applicazione per le mappe, che semplicemente si chiama Maps. Ma adesso giriamo la fotocamera, apriamo la confezione e vediamolo un pochino da vicino. Apriamo la confezione. Allora, nella confezione troviamo innanzitutto la cover trasparente, davvero molto comoda, e poi troviamo, oltre a tutti i sacchettini, il caricabatterie. Caricabatterie che, ragazzi, questo è una bomba perché è un caricabatterie da ben 66 watt, in grado di ricaricare lo smartphone tipo dal 5% all'80% in circa 35 minuti. Da 0 a 100 impiega poco meno di 45 minuti. Credo che sia il record del mondo, credo che nessuno abbia una ricarica rapida così veloce. Nella convenzione chiaramente è compreso anche il cavo USB Type-C da una parte e Type-A normale dall'altra. E in più abbiamo anche degli auricolari che utilizzano la porta, diciamo, USB Type-C perché ahimè non c'è il jack audio. Ma adesso andiamo a mettere via tutto e ci concentriamo sul dispositivo. Iniziamo subito ad ammirare, diciamo, a livello estetico il dispositivo. Dal punto di vista dell'assemblaggio dei materiali, davvero Huawei ci sta veramente dando delle conferme ogni volta che provo un loro smartphone. Abbiamo la reintroduzione per quanto riguarda i tasti sulla serie Mate, perché sulla versione precedente, il Mate 30, non c'erano più i tasti, li hanno rimessi, tra l'altro particolare il tasto dell'accensione che è colorato, e in più abbiamo questo display che è un televisore, mamma mia, ragazzi. Da 6,72 pollici, 6,76 pollici, un display OLED con colori spettacolari, molto luminosi, angolo di visione davvero estremo. Sembrano dipinti, ragazzi, questi display. In più, particolare che o amate o odiate, c'è questo schermo curvo. Questo schermo curvo che scende parecchio, va quasi a filo con la scocca in acciaio. E questo vetro, diciamo, questo tipo di display viene chiamato display waterfall a cascata, ha un'inclinazione di 88 gradi ed è davvero molto molto accentuata. Devo dire che però l'azienda l'ho ottimizzato in modo veramente perfetto perché non dà noia quando lo impugniamo con le mani, perché se noi tocchiamo lateralmente è successo che in alcuni dispositivi impazziva un pochino il touchscreen. In questo caso assolutamente nessun tipo di problema. È grosso perché comunque le dimensioni sono un pochino esagerate, pesa 212 grammi, è leggermente più lungo di un iPhone 11 Pro Max, ok? E l'unica cosa che si riesce a usare con una mano
con difficoltà, però mi manca tantissimo la possibilità di abbassare la tendina con lo swipe verso il basso. Sui dispositivi Android è possibile impostarla e sinceramente mi piacerebbe che anche su questi dispositivi Huawei desse la possibilità, almeno un'opzione, di riuscire ad abbassare la tendina con uno swipe. Nella parte frontale abbiamo questa asola nel display che integra una fotocamera frontale e in più un sensore TOF. Questo sensore serve per sbloccare il dispositivo con il riconoscimento del volto in 3D, ma viene utilizzato anche per giocare con alcune gesture che sono davvero molto molto simpatiche. E soprattutto, adesso vi faccio vedere anche con dei video fatti da Huawei, abbiamo diverse possibilità di sfruttarla, perché innanzitutto una cosa fighissima è l'always on. Always on che si attiva solamente quando lui percepisce che noi siamo nei dintorni e oppure quando guardiamo lo smartphone. Adesso vedete che è spento, se io mi avvicino, guardo lo smartphone, lui si accende, e questa è una cosa davvero molto molto comoda, perché andrà a risparmiare la batteria. In più abbiamo tante altre funzioni che possiamo fare con la sola imposizione della mano, e qui vi faccio vedere dei video fatti da Huawei. Ad esempio è possibile svegliarlo con la sola imposizione della mano, mettendo la mano davanti al sensore, oppure è anche possibile svoltare le pagine o delle foto da destra verso sinistra semplicemente con dei gesti. Questo si chiama air swipe. È possibile anche scorrere in avanti, in alto e in basso, diciamo utilizzando il classico gesto dello scrolling, e è possibile anche mettere pausa, ad esempio di un brano o di un video, semplicemente mettendo la mano davanti, mentre per alzare il volume basterà fare il gesto, diciamo, che avete visto nel video. In più abbiamo la possibilità di, se ci suona, diciamo, il dispositivo, guardarlo, mentre lo guardiamo si abbasserà la suoneria, e queste sono cose davvero molto molto interessanti. Proseguiamo poi con la scoperta delle caratteristiche hardware del dispositivo. Innanzitutto abbiamo l'audio stereo, abbiamo lo sblocco con l'impronta sotto al display, davvero molto molto veloce se utilizzate il dito giusto, in questo caso ho utilizzato quello sbagliato, che si va comunque ad integrare con lo sblocco con il riconoscimento del volto. Supporta la rete 5G, assolutamente è pronto per le rete 5G, ha il Bluetooth nella nuovissima versione 5.2, il Wi-Fi 6 Plus e tutti i sensori possibili immaginabili. Diciamo che davvero, ragazzi, non gli manca niente. La memoria, come ho detto, è da 256 GB ed è espandibile attraverso una memoria di espansione proprietaria di Huawei, che sinceramente io non ho neanche mai visto come è fatta. Comunque 256 GB sono davvero più che sufficienti. Il sistema operativo è Android 10 nella versione senza i Google Mobile Service, quindi la versione open source personalizzata da Huawei, con l'interfaccia EMUI nella versione 11 e l'introduzione di diverse applicazioni, diverse novità. Innanzitutto abbiamo Petal Search, che è un motore di ricerca globale dove ci permette di trovare sia informazioni, notizie, eccetera eccetera, oppure anche delle applicazioni. Tra l'altro ci abbiamo anche il widget. Abbiamo poi delle novità interessanti, come ad esempio l'applicazione Maps è una vera applicazione di mappe, di navigazione, con la possibilità di avere anche il traffico in tempo reale e la possibilità appunto di navigare utilizzandolo come navigatore. L'ho provata e devo dire che è davvero molto molto bella, quasi simile a Maps, però comunque devo dire che hanno fatto davvero un ottimo lavoro. Un'altra novità interessante è l'app documenti. L'app documenti permette di gestire tutti i documenti che abbiamo salvati nello smartphone. È davvero una comodità impressionante, perché comunque vi permette di scaricare e trovare poi in un unico posto tutti i vostri documenti. Abbiamo la possibilità di leggerli, di modificarli, davvero molto molto ben fatta e davvero molto piacevole. Tra l'altro è possibile utilizzarla anche con il cloud di Huawei. Abbiamo poi il Game Center, l'applicazione Libri, il Huawei Store. Vedete che piano piano stanno arrivando applicazioni che comunque vanno a riempire la suite di applicazioni che sono disponibili già di default. E poi abbiamo il App Gallery che va a sostituire il Play Store e si sta piano piano riempiendo di applicazioni. Chiaramente non ci sono le applicazioni di Google, questo, ragazzi,
È una cosa che lo sappiamo. Poi, magari adesso che c'è Biden in America, speriamo che le cose cambino. Comunque, devo dire che le applicazioni stanno aumentando, ce ne sono sempre di più. Stanno arrivando anche quelle delle banche, che comunque erano di quelle più richieste, eccetera, eccetera. Ma poi c'è anche la possibilità di scaricare e di installare gli APK, ad esempio utilizzando APK Pure. Ecco, io ve lo consiglio di utilizzarlo, però non esagerate, nel senso che il problema qual è poi? Scusate. Ho dato un colpo alla telecamera. Il problema è che poi dopo gli aggiornamenti delle applicazioni andranno fatti a mano. E comunque questa è un'applicazione che ha sempre anche un pochino di pubblicità, e sinceramente è abbastanza fastidiosa. Però vedete, adesso a me mi chiede di fare tutti questi aggiornamenti. E questi aggiornamenti vanno fatti a mano, uno ad uno, dovete dare ok, tutte le volte. E sinceramente è abbastanza fastidioso. La domanda, senti la mancanza dei Google Mobile Service? Personalmente io vi dico di sì, perché? Perché utilizzo YouTube, non posso utilizzare YouTube Studio, però comunque ci si può tranquillamente convivere. Chiaramente dipende molto anche dalle esigenze, ma basta con questi discorsi, passiamo all'esperienza di utilizzo. Esperienza di utilizzo davvero ragazzi, incredibile, lo smartphone è fulmineo, fa tutto quello che deve fare in una maniera impressionante, velocissimo, naviga su internet alla velocità della luce. Abbiamo la possibilità di usiamo il browser, quello di Huawei, abbiamo la possibilità di aprire le pagine, diciamo, in varie schede, eccetera, eccetera, ed è veramente super reattivo, cioè proprio velocissimo, diciamo, non ho trovato assolutamente nessun tipo di problema. Quindi, ragazzi, dal punto di vista dell'usabilità, sinceramente, non avevo neanche, diciamo, dei dubbi che funzionasse davvero strabene. Chiudiamo adesso la parte software con questa novità. Che tempo fa oggi? Ah, c'ho il volume basso. Ah, guardate un po' il volume. Tac-tac, doppio tocco. E una minima di 11 gradi Figata, eh? Celsius. Riproviamo. Che tempo fa? Oggi a Sarzana sarà soleggiato con una temperatura Questo è massima di 18 Silvia, gradi l'assistente Celsius e una vocale che ha minima di lanciato 15 gradi Huawei Celsius. da poco. È disponibile anche in italiano, come sentite la voce non è proprio del tutto naturale, ed è possibile richiamarlo tenendo premuto per un secondo il tasto di accensione, altrimenti è disponibile anche il comando Hey Silvia, eccetera, eccetera. Comunque, guardate un po', l'animazione mi ricorda leggermente Google. Non è che ci permette di fare poche cose, deve ancora essere, diciamo, ottimizzato e implementato con le applicazioni, però è una roba davvero comunque interessante. Vi fa vedere davvero che Huawei dice: sì, ok, va bene, noi andiamo avanti per la nostra strada, non c'è problema, ci facciamo tutto in casa. Capitolo fotocamera. Nel retro abbiamo, come ho detto, tre fotocamere: principale da 50 megapixel, grandangolo da 20 megapixel e zoom ottico da 5x. L'interfaccia è molto semplice da utilizzare, però c'è una cosa che non mi è tanto piaciuta. Intanto mettiamo questa creazione di mio figlio per farvi vedere. Ad esempio, vi faccio vedere questo. Qua in basso vedete le varie possibilità di fare gli zoom, ok? Abbiamo la modalità ampia, la modalità 1x e poi passa subito alla modalità 5x. Io sinceramente sono abituato ad averci un 2x, perché comunque a volte il 5x avvicina troppo, mentre per il passare al 5x, al 2x bisogna andarlo a cercare. E niente, vabbè, questa è una cosa mia. Sinceramente avrei preferito, come ho detto, un 2x. Abbiamo tantissime tantissime modalità di scatto, tutte le classiche modalità di scatto Huawei. Abbiamo la possibilità di utilizzare anche l'alta risoluzione, la modalità pro, modalità foto, modalità ritratto, notte e modalità apertura per fare delle foto, diciamo, che non siano però dei ritratti con lo sfondo sfocato. Chiaramente, lasciando in modalità foto, è tutto gestito automaticamente con l'intelligenza artificiale. Vedete che in questo caso lui mi porta a fare un primo piano. A proposito dei primi piani, vi faccio vedere una cosa. Quando riconosce l'immagine che diventa un primo piano, vedete, cambia l'inquadratura un pochino perché passa alla lente grandangolare, e questo a volte è un po' fastidioso perché ci entra dell'altro nella foto e quindi dobbiamo riavvicinarci. E niente, anche questa è una cosa che tenevo a dirvi. Comunque, nel complesso, beh, ragazzi, io sto cercando veramente il pelo nell'uovo, perché è un
un dispositivo che regna su DX o Mark, è il primo in assoluto per quanto riguarda la loro, diciamo, speciale classifica, e devo dire che nelle foto è davvero eccezionale, anche se vi ho detto che ogni tanto mi esagera un pochino rendendomi delle foto che non sono proprio verissime, come ad esempio questa. È assolutamente una foto meravigliosa, sparata contro il sole al tramonto e tutto, però vedete che comunque i colori non è che sono proprio così naturali, e diciamo che è già pronta per essere pubblicata su Instagram senza filtri, ma di contro comunque per il resto devo dire che fa delle foto davvero eccezionali. Sono foto ricche di colori, belle, non troppo esagerate, diciamo che quell'effetto Huawei non c'è più, hanno fatto davvero un ottimo lavoro, e poi viste su questo display, ragazzi, sono davvero eccezionali. Vi faccio vedere anche qualche foto a schermo intero, sono tutte foto che ho scattato in questi giorni, sia di giorno che di notte. Devo dire che mi ha convinto, riesce sempre comunque a darti una foto bella, precisa, e soprattutto ha anche una messa a fuoco davvero davvero molto buona. Stesso discorso per quanto riguarda la registrazione dei video. I video sono belli, non bellissimissimissimi, mi sarei aspettato veramente dei video da paura, forse una stabilizzazione maggiore eccetera eccetera, però come potete vedere i video, diciamo, sono decisamente e di elevata qualità. È in grado di registrare fino a 4K a 60 frame per secondo, tra l'altro anche la fotocamera frontale è in grado di registrare a 4K in 60 frame per secondo, e la fotocamera frontale utilizza il sensore ToF per dare quell'effetto, diciamo, di sfocato, che dovrebbe essere, ecco, questa foto qua, vedete, ci ho anche applicato un effetto, diciamo, circolare, tra l'altro qui deve aver barato sugli occhi, penso, perché vabbè, comunque vedete che assolutamente le foto vengono bene, ragazzi. Questo, se volete, se vi serve, diciamo, una macchina fotografica, beh, questo è assolutamente esagerato da questo punto di vista. Vediamo con la durata della batteria. Durata della batteria che, allora, la batteria è da 4400 mAh, ok? E sono riuscito ad arrivare fino a 7-8 ore di display, tranquillamente, e quindi riuscirete tranquillamente ad affrontare una giornata intera. Quando lo utilizziamo un pochino con la fotocamera, magari lasciandola parecchio aperta, tende leggermente a scaldare nel retro, però comunque non ho trovato quel gran consumo anomalo di batteria. E quindi adesso siamo arrivati alle conclusioni, conclusioni che sono un pochino difficili per quanto mi riguarda, nel senso che, ok, se dovessi dire, lo smartphone è veramente super figo, strafigo, bello, mi è piaciuto e mi ha convinto, però ragazzi costa 1249 euro. Tra l'altro su Huawei Store c'è la possibilità di ricevere in omaggio gli auricolari Huawei FreeBuds 3, che sono degli auricolari davvero eccezionali, e dovrebbe scadere il 15 novembre, ma vi dico già subito che poi ogni tanto le rifanno queste offerte, quindi magari tenetelo d'occhio. 1249 euro, si posiziona lassù in alto nell'Olimpo, dove ci sono comunque altri smartphone che, la mara verità è che offrono sempre qualcosina di più, perché comunque hanno questi maledetti e servizi Google che sinceramente è un pochino la differenza la fanno. Ok, Huawei va per la sua strada, e devo dire che è una strada meravigliosa per tutto il lavoro che ha fatto, però la mara verità, ahimè, è comunque questa. È uno smartphone che mi viene un pochino difficile da consigliarlo, però se non avete problemi, assolutamente, avete la voglia di provare uno smartphone nuovo, diverso, con comunque un sistema operativo che è sia Android ma si allontana un pochino dallo standard, beh, questo Huawei Mate 40 Pro sicuramente è lo smartphone adatto. Nel frattempo il retro si è riempito di ditate, è uno smartphone che attira gli sguardi delle persone, perché in giro, nonostante comunque non si possa tanto andare in giro, però qualcuno ho visto che buttava l'occhio mentre facevo le foto magari in giro per la città, sul retro si riconosce lontano davvero un chilometro, e io adoro davvero questo sistema che hanno trovato per mettere, diciamo, le fotocamere. Quindi ragazzi, io vi saluto, vi do appuntamento ai prossimi video. Se vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale, altrimenti vi auguro una buona giornata. Ciao da Diego.